Nel titolo Una città per il cinema c'è un po' l'ambivalenza di questa visione, no? In particolare all'interno di questo progetto. Una città per il cinema perché Padova sembra proprio avere una vocazione cinematografica, è una città che ha un profilo architettonico e una scenografia naturale per ospitare vicende legate al cinema, e allo stesso tempo questo per vorrebbe significare come il cinema ha visto la città, cosa ci ha visto dentro nelle storie che vi sono state ambientate. Ed è questa seconda parte che per la verità mi interessa particolarmente, perché pur essendo certamente come molti di voi un appassionato di cinema, ma il cinema è un po' un pretesto, insomma, noi tutti amiamo il cinema, quindi magari in maniera eccessiva e onnivora come sono io, che amo tutto, anche gli spettacoli forse meno prestigiosi, ma il cinema è un pretesto per parlare della città. Una selezione di 14 film, non sono tutti quelli che sono stati girati a Padova, ma sono quelli che ci consentivano, come è stato ricordato da Alessandro e anche da Mario Riccardo, da Alessandro Caligari, di raccontare una storia, di costruire un piccolo racconto dell'identità della città. I film sono quelli che sono illustrati nei tabelloni che voi vedete nella mostra del Cortile Pensile. Non so se riuscite a leggere i titoli, sono questi 14 e, come dice Alessandro, cominciano con Kiss Me Kate, che è un film del 1953, che non è ambientato a Padova, è girato negli studios della Metro-Goldwyn-Mayer di Hollywood, e cominciare una rassegna del cinema su Padova con un film americano che non è stato girato qui la dice già lunga sul rigore scientifico con cui è stata fatta la selezione. Insomma, non siamo degli scienziati del cinema, degli studiosi, perlomeno io non lo sono, però vedrete che una ragione c'è anche nella scelta di Kiss Me Kate. E poi, andando avanti, Lettere di una novizia, di Lattuada, tratto da Piovene, poi Troppo caldo per giugno, di cui parleremo un pochettino, Grazie zia, L'amore del prete, Uccidete il vitello grasso, insomma, la lista che vedete, fino ai giorni nostri, fino a un film molto recente, che è L'ordine delle cose di Segre, del 2017. In questa breve presentazione, che ha lo scopo di illustrarvi un po' il punto di vista di questa rassegna, non c'è il tempo per parlare di tutti, ovviamente. Io voglio parlare soltanto di questi sei, anche in maniera molto, molto rapida, mostrandovi qualche spezzone, sperando che l'audio ci consenta anche di sentire un po', oltre che di vedere, perché abbiamo sempre problemi con la gestione dell'audio. E il primo è proprio Kiss Me Kate, film di cui vi vorrei parlare molto rapidamente. È una commedia musicale diretta da George Sidney, che è uno specialista in commedie musicali, ed è la storia della bisbetica domata, anzi è la storia di una compagnia teatrale di Broadway che vuole inscenare la bisbetica domata, e lo fa all'interno di mille difficoltà. I protagonisti sono Howard Keel e Catherine Grayson. Keel è un grande attore cantante del cinema musicale americano, è il protagonista di Showboat, era una delle stelle della Hollywood musicale, e le musiche del film sono di Cole Porter, che forse nel grande songbook americano sta veramente al primo posto e che è il musicista più adatto per ricostruire la sottigliezza e alle volte anche, come dire, i doppi sensi non proprio elegantissimi che Shakespeare comunque mette nelle sue trame. E Porter è bravissimo nel costruire la colonna sonora di questo film. Perché Kiss Me Kate? Perché certo la bisbetica domata è ambientata a Padova, ma perché in questa ambientazione c'è qualcosa di più addirittura di Padova, c'è l'Europa, c'è l'immagine mitica e leggendaria e ricordata con nostalgia del continente da cui tutto è cominciato per gli americani stessi. Chi ha visto Gangs of New York di Scorsese si ricorda qual è il sangue e la carne da cui è nata New York, che è il sangue e la carne di italiani, tedeschi, ebrei, irlandesi, inglesi, che sono andati in quel paese e sono le generazioni che hanno preceduto gli spettatori che negli anni 50 andavano a vedere un film che cercava di ricostruire Padova, una città che appartiene a quel mondo così lontano dall'esperienza americana, ma pure così ambito e sognato.
Due parole soltanto per dirvi cosa succede in questa scena. Petruccio, che è un uomo pratico e senza scrupoli, arriva a Padova nel momento in cui il ricco commerciante Minola, che ha due figlie, Caterina insopportabile e invece la pia e devota Bianca, ha deciso, di fronte all'orrenda prospettiva di trovarsi a vivere il resto della sua vita con Caterina in casa, perché nessuno la vuole sposare, ha deciso di fare questo programma matrimoniale. Non concederà in sposa Bianca, che è ambitissima, fino a che non si sarà sposata Caterina. E quindi Petruccio, che è disposto a sposarsi, diciamo così, chiunque, pur di fare ricche nozze in Padova, come canta Howard Keel, viene accolto come un salvatore, soprattutto dei pretendenti di Bianca, che vedono in lui la soluzione del problema. Ti porta a Padova da Verona. È il vento che noi giovani sospinge a cercare oltre casa la fortuna. E tu? Io per studiare. Sono molto lieto che ancora ti nutrisca col nettare della filosofia e matematica e botanica. Nessun piacere riusciresti a trarre da cose che piacere non ti danno. In breve allora studia. Quanto a me, I've come to wipe it wealthily in Padua. If wealthily, then happily in Padua. If my wife has a bag of gold, do I care if the bag be old? I've come to wipe it wealthily in Padua. He's come to wipe it wealthily in Padua. Cosa mi importa se la mia sposa ha una borsa vecchia quando questa borsa è piena d'oro? Insomma, è un programma, la dichiarazione di un programma. E entra a cavallo di un somarello che potrebbe sembrare, come dire, una connotazione un po' folcloristica, ma dobbiamo ricordare che tutti i grand tour che facevano i ricchi europei in Italia sono tutti stati fatti a cavallo di somarelli. E Richard Wagner, che fa il suo tour secoli dopo questo, perché qui siamo alla fine del 1400, è stato accompagnato a Ravello a bordo a cavallo di un somaro, perché era questore, e quindi c'è più attenzione di quanto possiamo immaginare anche in questi dettagli del cinema hollywoodiano. E il secondo film che vi voglio far vedere, un pezzettino, è Troppo caldo per giugno, che è un film, una spy story, che ha per protagonista Dirk Bogarde, che è stato un attore che negli anni 70, come ricorderete, ha avuto un ruolo importante nel cinema italiano. È stato il protagonista di Morte a Venezia, di Visconti, e anche del molto discusso Portiere di Notte di Liliana Cavani. La storia di questo film, non ve la sto a raccontare, diciamo che è un giallo equivoci, una spy story equivoci. Questo commerciante si trova a dover fare la spia, perché conosce la lingua. È una trama più hitchcockiana che non la James Bond, come è stato detto. Tutti dicono che questo è un film che rientra, diciamo, in quella rincorsa al bondismo che c'era negli anni 60. Non è vero, perché l'ispirazione è Intrigo internazionale. Dirk Bogarde vorrebbe fare Cary Grant, non è così elegante, ma la figura è quella, ed è una commedia. C'è una persona che si trova, come in tutti i film di Hitchcock, quelli che riguardano gli intrighi spionistici, si trova a fare la spia suo malgrado. In tutti i film di Hitchcock le spie non sono spie, i poliziotti non sono loro che indagano, ma sono altre persone che si improvvisano. E questo è il senso e la dinamica della commedia. Perché è così importante per noi questo film? Perché non c'è Padova, c'è Praga. Il regista Ralph Thomas doveva ambientare questa storia a Praga. Naturalmente in quegli anni la cortina di ferro impediva di andare a fare le riprese a Praga, e quindi la città che si assomiglia nell'idea di Ralph Thomas e della Rank che ha prodotto questo film era Padova. E questo ci dice che Padova ha tra le sue connotazioni questa dimensione da capitale mitteleuropea. È una cosa che condivide con Trieste, con Vienna, con Praga, e il segno di questa appartenenza a questa gerarchia di città mitteleuropee sta, lo vedete proprio nell'ultima scena di questo breve brano, sta nell'orologio astronomico,
che come sapete domina la Piazza Vecchia di Praga, così come Piazza dei Signori, voi vedete l'orologio astronomico padovano. Quello di Praga è stato costruito nel 1410, quello di Padova un po' dopo, nel 1428, però era quello il periodo in cui le città si dotavano, le città prestigiose si dotavano di questo straordinario meccanismo. A Praga collaborò l'università e la cattedra di matematica per realizzare la complessità dell'orologio, così come qui a Padova anche qui grandi scienziati e meccanici realizzarono l'opera. E quindi vediamo cosa succede in questo breve spezzone. I'm sorry. Wrong car. You are Mr. Whistler. Yes, I am. What's happened to Vlasta? I mean, my usual driver. Driver Simonova has been detained on other business. I shall drive you. Get in. Yes. What's it for? For the parade tomorrow, have you not heard? No. Oh, it'll be one of the greatest in recent years. 108 contingents are coming from the outlying districts alone. By tonight, the town will be full. All'albergo che è il Pedrocchi invece, no? Ovviamente, come avete riconosciuto, che ha però questa, come dire, profilo quasi asburgico, insomma, no? Nelle colonne, e quindi si presta bene ad essere un'ambientazione dell'est europeo. E diciamo così, sorpreso nel vedere l'autista, perché si aspetta Silva Coscina, doveva essere la Coscina a portarlo in giro per la città, invece si ritrova, diciamo così, una generalessa del servizio segreto praghese, che lo porta nel centro, proprio davanti all'orologio, perché c'è la foto del capo del governo che deve arrivare, dice la città sarà piena fra poco perché abbiamo questa presenza così importante. Quindi questa è un altro degli aspetti dell'identità così multiforme della città, no? L'essere apparentabile di fatto ad una delle capitali mitteleuropee più famose. I due film che seguono, Grazie zia e La moglie del prete, li ho messi insieme in questa breve presentazione e vi faccio vedere i filmati senza commentare troppo, dicendo però soltanto questa cosa all'inizio. Questa è una città che è nota perché, come viene spesso detto, con Mario Liccardo, ma anche Paolo Giaretta è qui presente, in altre occasioni ci siamo detti, ha un po' la dimensione del laboratorio, è la città nella quale succede tutto, e succede prima molto spesso che succeda poi a livello nazionale, e questo in tutti i campi, non solo in quello sociale e politico. Molte delle campagne di marketing vengono testate proprio a Padova, perché Padova ha evidentemente questa capacità di dare delle risposte, come dire, attuali. E in questa città la dimensione del laboratorio è contenere un'idea e anche il contrario di questa, contenere l'idea della tradizione, l'idea della famiglia borghese forte, strutturata, l'idea della religione tradizionale, ma anche il contrario di questa, anche le pulsioni all'innovazione, le pulsioni anche alla contestazione, alla distruzione anche di questo sistema tradizionale. E in Grazie zia, come sapete, il film di Samperi, che esce in un periodo nel quale molti cineasti italiani, Bellocchio, Faenza, Tinto Brass a quel tempo, producono film che minano l'istituto della famiglia borghese attraverso i due cardini che sono, diciamo, il lavoro e la ricchezza e la parte, la dimensione affettiva. Così come nella commedia, invece, di La moglie del prete, si parla di un problema che ancora oggi è lontano dall'essere risolto, il celibato dei preti, ma non si parla solo di questo, per la verità. Si parla di una dimensione più estesa della percezione religiosa all'interno della comunità. Thank you.
fabbrica è mia, questa non è mia. Questa non è mia. Questa è mia, questa non è mia. Anche questa è mia, ma non mi piace. Se vuoi te la regalo. Ma ci credi, vecchio Giovanni, che te la regalo? Infatti non te la regalo. Castelli era proprio l'immagine dell'attore contestatore. Vediamo questo pezzettino della moglie del prete. Ma gliel'ho detto perché non doveva venire a trovarmi. Io per lei devo restare quello che sono, cara. Una voce, basta. Professore, le convalescenze sono peggio delle malattie. Se lei mi manca proprio adesso è stato tutto inutile. Mi parli, per favore. Parliamo. Un'altra volta. Adesso devo andarmene, stia bene. Arrivederci a quando? Non lo so. Valeria, posso essere sincero? Non sta bene che un prete vada in giro con una ragazza esuberante come lei. Mi trovo esuberante? Davvero? Arrivederci, eh? Sento domani, forse la imbarazza la gonna. La mia, voglio dire, è troppo corta, vero? Non so, non l'ho neanche vista. Sì, effettivamente la gonna è troppo corta, arrivederci. Bravo, reverendo, fossero tutti come lei? C'è anche un giallo appartenente alla serie dei film che hanno per titoli animali in questa piccola presentazione. Il gatto dagli occhi di Giada di Bido, che è un film del 77, è un titolo che richiama la famosa serie degli animali di Dario Argento. Voi ricorderete che Dario Argento esordisce con l'uccello delle piume di cristallo e poi il gatto a nove code e quindi le quattro mosche di velluto grigio, la famosa trilogia degli animali. Questa trilogia aveva avuto un successo straordinario presso il pubblico italiano e quindi i produttori dei gialli di questo genere tenevano conto del fatto che il titolo con l'animale aveva una particolare attrazione e quindi il gatto dagli occhi di Giada funziona anche in questo senso. Però c'è una differenza importante. Il film di Argento si riallaccia, come lui stesso ha detto, alla tradizione hitchcockiana del giallo. Ora, se voi avete in mente i gialli di Hitchcock dove ci sono dei delitti importanti, non so, Psycho ad esempio, piuttosto che Il ladro, Caccia al ladro, la motivazione, oppure Merny, oppure insomma Frenzy, ecco, la motivazione del delitto in Hitchcock non è mai sociale. A Hitchcock non importa nulla del fatto che ci siano delle pulsioni ad uccidere o a rubare legate al fatto che si è poveri piuttosto che nella famiglia ci sono condizioni di disagio. Hitchcock trae la motivazione del delitto nella psiche della persona. E in Argento la stessa cosa. Se voi vi ricordate Lucio del primo cristallo, c'è sempre un problema di carattere psicologico nell'assassino. In questo invece non c'è. Qui la matrice è completamente diversa, il delitto risale ad un fatto concernente la Seconda Guerra Mondiale, il problema delle persecuzioni razziali, un atto di delazione che dà origine a una catena di omicidi vendicativi, ma la ragione non è una ragione riposta negli aspetti psicologici, ma è una questione sociale, storica. Questa è la differenza che dà proprio la distanza tra Bido e Argento, anche se hanno titoli simili, non è la stessa cosa, siamo proprio in un altro mondo. In questa piccola sequenza vediamo Corrado Pani che gira per Padova facendo strame di tutte le prescrizioni viabilistiche che sono venute dopo, fa sensi unici completamente oggi infattibili, insomma, no, naturalmente. E un accenno anche a questo: il cinema popolare nel nostro paese è stato tra i primi che è riuscito a traghettare i personaggi della televisione nel cinema, una cosa che negli Stati Uniti era impensabile in quegli anni. Il cinema e la televisione avevano attori e protagonisti che erano sempre completamente appartenenti a mondi diversi. Nessun attore cinematografico si sarebbe prestato a una serie televisiva, così come assai difficilmente dalle serie televisive si andava nel grande cinema. Thank you.
Signora, per cortesia, mi può indicare Piazza Duomo? A 300 metri a sinistra. Sta attento, no? Voglia miseria. Quando ho fatto vedere questo aspetto lì, in diverse occasioni, c'è sempre qualcuno che dice, ma quella signora, io la conosco. E questa era un'altra delle chiavi dell'attrazione del cinema popolare, no? Nelle città ci sono i volti di alcune persone e il pubblico che va a vedere il film dice, ah, ecco, questo lo conosco, no? Ed erano chiavi anche queste di attrattive. Io ho finito, termino con la lingua del santo. E termino con la lingua del santo con questo piccolo sottotitolo, Nel cuore e nell'anima. Non so se Carlo Mazzacurati avrebbe avuto piacere che il titolo della canzone di Battisti venisse messo a fianco della lingua del santo, ma per molti di noi che hanno visto questo film ha davvero una dimensione molto particolare, perché c'è nel ricordo di Mazzacurati quella Padova nella quale molti di voi, non io, che sono arrivato un po' dopo, ma hanno avuto la fortuna di nascere, di poter giocare, di poter fare le partite di rugby con lo sfondo di Santa Giustina, cose che hanno fatto di questa città per molte generazioni di padovani un vero e proprio luogo dell'anima, ed è questo il motivo per il quale c'è questo sottotitolo e questo è anche il motivo per il quale questa piccola rassegna si chiude con una scena di rugby. Antonio giocava a rugby da quando aveva 20 anni. Gli piaceva quello sport. Diceva che almeno lì le regole erano chiare. E la vita invece non riusciva a trovare né un posto né un ruolo. I suoi erano di fuori e quando erano morti nessuno in tutta la città gli aveva dato una mano. Si era trovato solo nella mischia e aveva fatto quello che capitava, l'elettricista, l'imbianchino, ma non durava mai più di una settimana. E alla fine il suo lavoro era diventato evitare di lavorare. Io non guardo, Piero, non guardo, Piero, non che faccio. Dai. Lo tenevano solo per i calci piazzati. Ma lui aveva perso la passione di un tempo. Adesso voleva solo soldi, ogni volta che segnava. Allora, prima di passare la parola a Gianni, permettete anche a me di fare un brevissimo ringraziamento. E lo voglio fare nei confronti di Alessandro Calegari e del Rotary Club Padova per aver accettato di venire sponsor e partner di questa iniziativa. Ci hanno consentito di fare il catalogo, di fare l'esposizione che vi prego di visitare, fino a domenica è disponibile. Devo ringraziare tutte le persone che compongono questo nucleo di Padova Moderna che ha collaborato al progetto, e queste persone sono tutte elencate all'interno sia del catalogo che in uno dei manifesti della rassegna. E da last but not least ringrazio una persona in particolare che è Paolo Benigni, l'ingegner Benigni, che è il mio personal trainer, è il mio coach, è la persona senza la quale non saremmo arrivati qui, e lo ringrazio per il modo e per la dedizione e la pazienza che ha avuto nel seguire questo progetto. Quindi.